La persecuzione pervade tutta la storia della Chiesa. Il cristiano è un martire, uno che deve dare testimonianza del Cristo che ci ha salvato, dare testimonianza di Dio Padre che ci ha creato nel cammino della vita. Questo in sintesi il cuore dell'omelia pronunciata da Papa Francesco durante la messa a casa Santa Marta. Partendo dal racconto del martirio di Stefano, descritto negli Atti degli Apostoli, il Pontefice ha chiarito che esistono due forme di persecuzione: quella sanguinaria e crudele che ieri si consumava al Colosseo e oggi con le bombe fatte brillare all'uscita dalla messa, come è successo recentemente in Pakistan, e quella travestita di progresso, quando le potenze vogliono imporre atteggiamenti, leggi contro la dignità del Figlio di Dio. È una persecuzione, io direi un po' ironicamente, educata. E quando viene perseguitato l'uomo, non per confessare il nome di Cristo, ma per volere avere e manifestare i valori di figlio di Dio, è una persecuzione contro Dio creatore nella persona dei suoi figli. E così vediamo tutti i giorni che le potenze fanno leggi che obbligano ad andare per questa strada, e una nazione che non segue queste leggi moderne, colte, o almeno non li vuole avere nella sua legislazione, viene accusata. Viene perseguitata educatamente. E la persecuzione che toglie all'uomo la libertà, anche della oggezione di coscienza.